Andrea Lucci, hai portato in risalto la malattia di tuo figlio con grande coraggio. Come sta andando la ricerca di questi ultimi giorni? Bene, stiamo raccogliendo tanti fondi e in questo momento è la cosa principale, perché comunque dobbiamo fare questo per cercare di mandare avanti la ricerca. In America sembra che stiano andando bene gli esperimenti che stanno facendo, quindi siamo fiduciosi. Ecco, chi vuole sostenere la ricerca come può fare? Ma c'è FOP Italia Onlus, che è l'associazione dove c'è il codice IBAN, il conto corrente postale, dove uno, se vuole, può fare una donazione. Dal punto di vista calcistico sono stati giorni difficili a Livorno. Nicola comunque è stato confermato, è una notizia che è stata accolta con soddisfazione da parte vostra? Ma certo, è l'allenatore che ci ha portato in Serie A e con cui stiamo lavorando bene da un anno e mezzo, quindi vogliamo che continui a restare con noi, sperando già da sabato di fare un buon risultato. Ecco, come sarà possibile compiere questa impresa? Il Milan è una grande squadra, ma anche loro hanno dei punti deboli e dobbiamo cercare, anche se pochi, cercare di sfruttare quei punti deboli per arrivare al risultato positivo. Anche un pareggio potrebbe andare bene? Ma può andare anche un pareggio, poi risultati positivi va sempre bene, cercheremo di dare il massimo per fare il più possibile. Purtroppo il Livorno affronta il Milan in un momento in cui sembra essersi rilanciato, comunque aver iniziato una possibile rimonta. Speriamo di riabbatterlo subito.